Benvenuti e bentornati di nuovo a tutti quanti gli iscritti, nuovi, vecchi, quelli che verranno, milanisti, milaniste, amici, amiche e anche non, dai, oggi siamo buoni, siamo bravi. Benvenuti di nuovo qui, tornate sul mio canale. Oggi torniamo un attimino sul discorso di ieri, per forza. Quando ci sono cose che non vanno bene, bisogna ovviamente espletarle nel modo corretto, e quindi scorrettezze ce ne sono come se non ci fosse un domani, proprio a rotta di collo. Quando io mi sento determinati video caricati alle 7 del mattino, ovviamente capisco che siamo stati in quarantena per 3 mesi, capisco che la mascherina a determinate temperature ovviamente possa comportare delle problematiche di ossigenazione, però certe cose io veramente non le riesco a comprendere. Come si fa a difendere un cartonato ingessato, marionetta, burattino mosso, sembra che dentro di lui ci sia un Ivan Gazidis. Sembra che ci sia dentro di lui Gazidis che lo muova, perché le movenze sono identiche, precise, perfette. Sembra che De Milan non sappia niente, non conosca nulla, e sia lì come un quacquaraquà, un giuppino, una pianta morta che rimane lì e vive così. Cioè vive, non è che vive, è lì così. E mi sento dire da un Carlo Pellegatti, nel senso, cosa doveva dire? Nel senso, quello che è, doveva dirle. Non è cosa, ma è come poteva dirle. Perché? 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 Cosa ha detto? Non ha detto assolutamente nulla. Il nulla. Ha aperto la bocca, ha mosso la bocca, qua qua ra, qua qua, pom, e l'ha chiusa. Stop. Non ha parlato di progetto, non ha parlato di determinati paletti che la società dovrà di... Ma lui che cos'è? È il presidente o l'amministratore delegato? No, perché qui mi sembra che il concetto di managerialità è sbagliato proprio a prescindere. Non è il presidente che deve sottostare alle decisioni dell'amministratore delegato, ma in una società normale è al contrario. Presidente decide, amministratore delegato annuisce, come faceva Gagliani, sì signore, ok, e via. Questo è l'asset manageriale: presidente, amministratore delegato e manager, ok? Quindi l'amministratore delegato, se mai, forse ha diritto di opinione verso un Maldini, verso un eventuale Brighton futuro, un Boban, eccetera eccetera. Ma che io mi sento un presidente del consiglio, un presidente che prenda ovviamente i consigli dell'amministratore delegato e deve star zitto, muto e immobile, muoversi a proprio piacimento, di un Ivan Gazidis che come figura ha scelto di essere l'amministratore delegato, cioè, ma boh. Questo fa capire l'asset manageriale è proprio sbagliato a prescindere. E noi ancora tifosi milanisti che ci andiamo praticamente a fare menate mentali quando l'albero non ha le radici, la casa non ha le fondamenta, non ci sono. Quindi che cosa pretendiamo? C'è proprio bisogno di un terremoto a livello societario, brum, crolli giù tutto quanto quello che deve crollare e ricostruire da zero, dove sarà un presidente che dà delle direttive, dove ci sia un amministratore delegato che chiaramente dia delle direttive a chi sta sotto di lui, eccetera eccetera eccetera. Cioè siamo in una società è nata sul sarcasmo, e finché non andranno via determinati personaggi che hanno ben poco di managerialità all'interno di una società di calcio che è completamente diversa da una società a livello finanziario, a livello speculativo, eccetera eccetera eccetera, e questa pantomima continuerà, cioè, ma
Boh, io determinate cose, certe cose veramente non le capisco, perché sono contro l'ABC di un managerialismo che dovrebbe essere all'interno di una società. Se una società va male, generalmente può essere anche non colpa degli operai che ci lavorano, la colpa può essere di un operaio, di due, di tre. Su una società di 1.000 operai, ovviamente se tutti 1.000 lavorano col culo, perdonatemi la parola, vuol dire che chi deve dirigere la nave vuol dire che è un po' uno schettino. Quindi e su questo spero che ci siano delle smentite, perché è veramente qualcosa di incredibile. Quando poi, ovviamente, si entra un attimino nello specifico, va a dire che andava d'accordissimo con Silvio Berlusconi e un po' meno con quella cinese, ancora di meno, praticamente gli è piaciuto un discorso di Elliot, vedi che le critiche le facciamo chiare alla luce del sole e davanti a tutti. Quindi si vede chiaramente che ciò che viene detto, ovviamente, viaggiamo un po' con la corda tirata, ma è giusto che sia, comunque sia, anche, cioè, se io voglio entrare e ritornare magari all'interno di una struttura del Milan, all'interno di un Milan Channel e all'interno di determinate situazioni, ovviamente se vado controcorrente con Gazidis, Lemminge sci, cioè con Gazidis, o si seguono diciamo determinate linee che sono le sue, punto. E non si discute, zitti, muti, immobili, e non si muove una foglia perché sennò ci parte il caricone. Questa è Ivan Gazidis. È ovvio che si sta zitti, si ingoia il rospo spesso e volentieri amaro in questi anni, lunghi anni di solamente amaro, 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 e non amaro l'alcolico, ma amaro proprio in una maniera allucinante. Quindi riconnettiamoci un attimino con la realtà finanziaria, la realtà anche di una a livello manageriale, a livello calcistico di una società. Cerchiamo di tornare nei ranghi, a lasciare per strada, ovviamente, diciamo, personaggi che non servono assolutamente a nulla. Ricordiamoci che il fondo Elliott è un fondo di investimento, un fondo speculativo, quindi consideriamo che i fondi generalmente, difficilmente, soprattutto quelli altamente speculativi, vanno su progetti lunghi 10 anni, ma generalmente dagli 1 ai 3 o addirittura massimo i 5, quindi si capisce che, meno male, quello che doveva essere salvato, più o meno, diciamo, è stato salvato, quindi adesso si viaggia in acque più o meno sicure, diciamo meno mosse, molto molto meno mosse di prima. Se prima eravamo mare forza 9, adesso siamo mare forza 3, forza 2, forza 4, quindi un mare tutto sommato calmo, tranquillo, abbastanza, tranne qualche ovviamente onda, no, onda strana, onda anomala, no, però. Riguardando un po' gli orari che sono stati messi, sono stati ovviamente un attimino ridiscussi. Bene o male, le partite dovrebbero giocarsi tra le 19:30 e le 21:30/21:45, qualcuno 21:30, qualcun'altra 21:45, qualcun'altra 19:30 e ben poche intorno alle 17:15, perché era da fuori di testa far giocare il mese di luglio e anche il mese di agosto delle persone. Va bene che si devono fare il culo, va bene che sono miliardari, ma giocare a 40 gradi sotto il sole, io personalmente anni fa, un bel po' di anni fa, diciamo, ci ho giocato e arrivi a un certo punto che veramente senti le vertigini, senti proprio il sangue come se ti bollisse in testa, e quello lì è un segnale di massima. Ecco, quindi attenzione a determinate ore. Un trucchetto che potrebbero fare i giocatori, ovviamente, a fine primo tempo, tra fine primo tempo e fine secondo tempo, buttarsi letteralmente, come facevo il sottoscritto, ce lo diceva un allenatore che aveva allenato dei brasiliani, quindi chi meglio di loro ovviamente questi trucchi sanno,
trucchi che sono stati fatti anche nei mondiali appunto in America, in determinate ore molto calde del giorno, tra fine primo tempo e fine secondo tempo, buttati letteralmente nella doccia e si entrava completamente bagnati. Per 20 minuti avevi l'aria. Ecco, questo potrebbe essere un piccolo trucchetto che potrebbe servire quando ovviamente le temperature saranno alte con tassi di umidità, stile mondiali italiani, l'Italia contro il Brasile, la fantastica partita che comunque sia. E avevamo disputato, quindi vediamo un po'. Sicuramente ci saranno una cifra, una caterba di infortunati, perché ovviamente con una preparazione che comunque sia, per ogni cosa comunque sia, non sarà stata una preparazione ottimale, perché in un mese è difficile ovviamente fare una preparazione come si deve. Questi giocatori basta che saltano 15 giorni di allenamento e sprofondano, ovviamente, lo si vede durante le preparazioni estive, stanno fermi all'incirca 20 giorni, ci impiegano 3 mesi ovviamente per ritornare e, come dire, nei ranghi ovviamente ottimali delle loro condizioni fisiche. E diciamo, saranno delle partite molto dure, molto pesanti dal lato ovviamente fisico. In più ci saranno 3 giorni per riposare, una partita ogni 3 giorni. Ovviamente in queste condizioni fisiche un conto magari quando le temperature sono più fresche, ma quando le temperature sono sui 30-40 gradi si allungano molto di più i tempi di recupero, quindi ci saranno infortuni come se non ci fosse un domani. Questo lo si è visto già in Germania con le partite della Bundesliga. E niente, vediamo un attimino cosa succede, vediamo un po', vediamo, perché sono curioso di vedere come verrà gestito un attimino dalla FIGC un attimino il tutto. E secondo me ci saranno giocatori che saranno stremati. E vedremo tantissimi infortuni su questo. Prepariamoci, già scritto, sottoscritto su un piatto d'oro, come si suol dire. Come sempre, come sempre, come sempre, clic 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 fino all'infinito, come se non ci fosse un domani. Sottoscrizione lì in basso, in basso, in basso, in basso, che ci piacciono tanto le sottoscrizioni. Campanellone enorme per fare un casino pazzesco quando vengono caricati i video, come sempre, come le mucche pascolano in transumanza. E come sempre, al prossimo video. Ciao!